Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. Questa è la vittoria. Maometto non si prese nessuna rivincita e non permise che nessuno se ne prendesse. La Mecca fu dichiarata luogo sacro. Nessuno vi può versare sangue umano, tagliare alberi o uccidere qualsiasi forma di vita. Ben presto tutta l'Arabia si convertì non solo alla nuova religione, ma anche alle leggi, agli usi e costumi contenuti nell'Islam. Maometto aveva vissuto abbastanza per vedere la sua opera finita e ora cominciava a sentirsi vicino alla morte. Compì allora l'ultimo atto della sua missione, apporre il sigillo alla profezia. Chiamò la sua gente, diede loro l'ultimo messaggio di Dio. Ascoltate le mie parole, perché la mia vita è finita. Nutrite e vestite i deboli come fate per voi. Quando sarete al cospetto di Dio, Lui vi chiederà conto delle vostre azioni. Ascoltate e informate gli assenti. Voi tutti discendete da Adamo. Il più degno fra voi è colui che più teme Dio. Ascoltate le mie parole e meditatele. Abolite tutti i vostri privilegi. Sappiate che ogni musulmano è il fratello di ogni altro musulmano e tutti i musulmani sono fratelli. Tra i musulmani non ci sono razze né tribù. Nessuno deve prendere ciò che appartiene al fratello se non quello che gli viene dato liberamente. Non opprimete e non siate oppressi. Mio popolo, io sono solo un uomo e presto l'angelo della morte verrà a prendermi. Ma io vi lascio un libro rivelato da Dio, il Corano, che è luce e guida. Poi egli ripeté al popolo l'ultima rivelazione del Corano, il sigillo. Non le parole di Maometto, ma la parola di Dio. Oggi ho reso perfetta per voi la vostra religione e ho compiuto su voi i miei favori e mi è piaciuto dare a voi per religione l'Islam. L'8 giugno dell'anno 632, a 63 anni, Maometto morì. Molti dei suoi seguaci non riuscivano a crederci. Come può un uomo così morire? Allora Abu Bakr, l'amico del profeta, parlò nella moschea. Se qualcuno di voi crede in Muhammad, allora sappia che Muhammad è morto. Ma se credete in Dio, allora sappiate che Dio c'è e non potrà mai morire.